Il direttore di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale, interviene in merito al regolamento dell'occupazione di suolo pubblico che ha creato apprensione e malumori tra gli addetti ai lavori. Il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico del Comune di Pescara va cambiato profondamente, ha sottolineato Vianale. L'attuale testo non è infatti accettabile. Siamo rimasti veramente allibiti nel leggere su un quotidiano locale che sarebbe andato in consiglio un regolamento così impattante per l'economia del territorio. Stiamo parlando del regolamento sull'occupazione del suolo pubblico che prevede tra le altre cose l'estensione di una delibera che noi abbiamo contestato, quella Cicconetti, che al momento fu attuata in una zona diciamo un po' più frequentata da persone a tutto il territorio. Prevede il fatto che i deor sarebbero non più previsti nel territorio, ma sostituiti da strutture che dovrebbero essere smontate la sera, un po' come i Lego. Al di là comunque di aspetti punitivi previsti, ci sembra assurdo che un'amministrazione produce un regolamento e non vengono coinvolte le associazioni di categorie rappresentative delle imprese che fondamentalmente avranno a che fare con quel regolamento. Quindi siamo veramente in una situazione paradossale. Una situazione penalizzante, avete ribadito voi, un tavolino interno corrispondente a un tavolino esterno, un metro quadrato per cliente, sono parametri che vincolano troppo. Assolutamente sì, abbiamo fatto esempi di città turistiche in cui fondamentalmente l'unico limite è rappresentato dal codice della strada. Non possiamo prevedere per l'esterno un parametro così vincolante, perché abbiamo delle aree storiche, delle aree di pregio e quindi si tratta di norme restringenti che mettono comunque in evidenza come questa amministrazione non ha messo mai al centro l'economia del territorio, la recettività e il turismo. Vianale, alla luce di quanto sta avvenendo, che cosa si può ancora fare e si deve fare secondo Confartigianato? Come abbiamo già evidenziato, il regolamento deve essere sospeso, non deve andare in consiglio e dobbiamo essere convocati, tra l'altro coinvolgendo anche probabilmente la ASL e gli altri enti che sono toccati da questa delibera, e fare un regolamento con calma, toccando punto per punto, perché sarà un regolamento che varrà per tanti anni, quindi non c'è fretta, anzi sarebbero, in realtà noi abbiamo chiesto anche l'annullamento della Cicconetti, che colpisce duramente Piazza Muzzi e Pescara Vecchia.